Inizio il mio piccolo intervento ringraziando le autorità civili e militari che sono presenti alla cerimonia e poi le istituzioni. Il Comune di Firenze, con la presenza del vice sindaco Dario Nardella, che prima con il presidente Renzi, oggi sindaco di Firenze, hanno attivamente collaborato con noi. Oggi sarà presente a rappresentare il sindaco Barducci l'assessore Giacomo Villi, la Regione Toscana, il presidente Martini, l'assessore Eugenio Paronti, Confindustria di Firenze, nel nome del presidente Giovanni Gentile, il dottor Zucconi e il suo collaboratore. Per questo ringraziamo per la collaborazione il Ministero per i beni e per l'attività culturale, tutto il Ministero, tutti gli uffici e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno reso possibile l'allestimento dello stand del Ministero e degli eventi culturali annessi. Senza la loro tenacia, la loro visione, la loro capacità di relazione, questo evento non avrebbe avuto luogo, e se ho frenato, e me ne scuso in qualche momento, è stato solamente per amore dell'iniziativa, affinché con un attimo in più di riflessione, con un passaggio maggiormente curato, poteste riuscire al meglio. Firenze lo merita. Davvero grazie, e vi auguro che questa vostra iniziativa possa rappresentare un punto d'eccellenza permanente del nostro Paese anche a livello internazionale.